Ciao ragazze, sembra che questa estate finalmente stia arrivando e questo è appunto un look dedicato all'estate, al mare. Il colore centrale del look sarà appunto un verde acqua, del colore del mare. E iniziamo prendendo nostra flash eyeliner bianca e una matita bianca come questa, possibilmente se avete dei matitoni andranno benissimo. Io mi scelgo le due matite per ottenere una base per ombretto bianca. Applico appunto questa pasta ottenuta su tutta la palpebra mobile. Piano piano sfumo verso l'alto. Perché ho miscelato la matita bianca normale con la flash eyeliner? Perché da sola la flash eyeliner, non è molto coprente. E solo la matita bianca non riuscivo a passarla, diciamo a stenderla tipo crema, ok? Quindi perché la flash eyeliner è molto morbida appunto. Io ho utilizzato questo miscuglio di matite, ma se possedete solo la flash eyeliner bianca potete utilizzare solo la flash eyeliner bianca, se avete dei matitoni bianchi potete utilizzare i matitoni bianchi. Era soltanto io ho utilizzato questa miscela perché appunto ho trovato il connubio perfetto a mio avviso con quello che appunto avevo. Ora prendiamo il nostro Col di Girl Anne. Come faccio per elevare il colore? Appunto giro la boccetta sul dorso della mano e faccio scendere un pochino di polvere così, in questo modo. Ora con un pennellino possibilmente in lattice tipo questo, se no pennellino a lingua di gatto andrà benissimo, andiamo a prelevare il prodotto e lo tamponiamo sulla palpebra mobile. In questo modo avremo innanzitutto perché abbiamo creato questa base, perché appunto essendo cremosa i pigmenti dell'ombretto aderiranno perfettamente e perché la scelta del bianco sta appunto nel fatto che il colore non venga alterato, questo verde acqua non venga alterato. Durante l'applicazione del appunto color verde acqua cerchiamo di lasciare l'angolo interno dell'occhio senza colore. Se vi siete sbagliate, come è accaduto a me, andiamo ad applicare un pochino di matita bianca o di flash eyeliner bianca volta appunto raggiunta l'intensità, bellissimo verde acqua, andiamo a passare il nostro pennellino a punta tonda per sfumare bene il colore. Ora sull'arcata andremo ad utilizzare un colore che appunto smorzi un pochino questo verde acqua, che forse dal video non si percepisce ma è abbastanza intenso. Io ho pensato di utilizzare questo ombretto marrone altamente pigmentato ed è il Illusion Eye and Burning Ambition di MAC. Comunque qualunque ombretto marrone, tortora, marrone non troppo intenso, più tortora, andrà benissimo. L'importante è che sia appunto non troppo scuro, che non sia appunto troppo scuro. Quindi preleviamo un pochino del nostro marrone con il pennellino a punta tonda, sbattiamo e andiamo a sfumare la piaga dell'occhio. Sull'arcata sopraccigliare andrò ad applicare un ombretto panna come questo qui. Potete utilizzare panna, bianco, importante che sia perlato per mantenere appunto tutto il look molto molto estivo. Okay, passiamo un pochino del nostro colore anche nell'angolo interno. Perfetto. Passeremo il pennello numero 13 della linea Sephora Black su tutta la palpebra in modo da uniformare il look esattamente in questo modo.
Come potrete notare, non ci sarà più uno stacco eccessivo tra un colore e l'altro. Per quanto riguarda l'arcata sopraccigliare, andiamo a ripassare un altro pochino di panna, perché si è perso, essendo appunto il colore più chiaro. Ecco qua. Ora, per quanto riguarda la palpebra inferiore, sulla palpebra inferiore non applicheremo granché, soltanto appunto il kajal turchese. Però, per completare il look, dovremo applicare l'eyeliner. Preferisco applicare un eyeliner nero al marrone, nonostante abbiamo utilizzato il marrone nella piega dell'occhio, perché il nero è più... ha un effetto molto più forte, quindi... con il nostro pennellino in lattice, andiamo a tamponare delicatamente la palpebra mobile. Ecco, in questo modo. Ok, perfetto. Applicare il kajal di Guerlain in questo modo. Abbasso leggermente, innanzitutto sbatto un pochino la bacchetta, poi abbasso il volto, e con l'indice tiro la palpebra inferiore verso il basso e riempio con il colore. Chino leggermente la testa in questo modo, in modo da cercare di non far cadere le particelle, diciamo far cadere la polvere sul viso, al massimo per terra. Siccome non ha raggiunto l'intensità desiderata, faccio una seconda passata. Applico anche all'interno, in questo modo. Purtroppo ho avuto un'altra disavventura con le mie sopracciglia. L'altro giorno forse strofinavo troppo forte per tagliare il trucco e mi sono cadute. Quindi si è rovinato tutto il disegno. Vabbè, applico la mia cera. Voi applicate quello che preferite. Purtroppo non c'è verso di aggiustarle. Comunque, adesso... per la prima volta andrò ad applicare questa bellissima terra iridescente, appunto questo pennello da Fard. Prelevo un pochino della terra iridescente, sbatto e la applico. Riguarda le labbra, applichiamo una matita neutra, io utilizzerò la Dior 213 e applicherò questo gloss qui, pesca chiaro. Se non ce l'avete, un nuovo pesca chiaro, neutro, trasparente, torno subito. Questo è il look terminato con tanto di mascara. E spero che questo look vi sia piaciuto. Se non avete intenzione di acquistare questo col, non importa, può essere sostituito con una matita
con una semplice matita verde acqua, tipo la Flash Eyeliner, quella un pochino turchese per l'interno dell'occhio, o della Kiko. E come ombretto potete utilizzare appunto come base, se avete un ombretto simile lo potete applicare sopra. E che altro dire? Spero che vi sia piaciuto, un bacione a tutte, ciao!